Ho cominciato 4 anni fa perché, allora, innanzitutto perché volevo fare sport e volevo tenermi in linea, quindi mi è sempre piaciuto fare sport, ho provato un po' di tutto, quindi mi hanno fatto conoscere CrossFit e ho iniziato così. In realtà poi in una fase della mia vita è diventato la mia valvola di sfogo e il mio rifugio, perché stavo passando un periodo bruttissimo e quindi delle cose su cui ho fatto fondamento hanno iniziato a crollarmi intorno, e quindi in questa cosa io ho trovato rifugio e ho iniziato a dedicarmi a questo. E quando ho iniziato a vedere che avevo dei risultati come banalmente il primo pull up, o ho iniziato a caricare piano piano il bilanciere, ho voluto sfidare me stessa. Visto che sono sempre stata una ragazza che non ha mai creduto in se stessa, mi sono un attimo sfidata e quindi ed è una cosa che faccio tuttora. Siccome ho iniziato a fare questa cosa, appunto vedere i primi risultati, ed è nata in me una sorta di sfida, mi è venuta la curiosità di dire: vediamo fin dove mi posso spingere. Siccome mi trovavo in un luogo in cui non potevo però azzardare più di tanto, perché non veniva data la possibilità di fare l'atleta, mi sono spostata in un altro box dove invece avevo la possibilità di fare la competitor. Ho iniziato quindi per curiosità, però c'erano delle cose nella mia vita, nel mio allenamento, in cui non riuscivo a migliorarmi, ma perché avevo bisogno di essere seguita. Quindi, siccome nel mio box c'erano un gruppo di ragazzi che venivano seguiti da appunto Giancarlo, io per curiosità avevo fatto una qualifica per le Full Series. Mi ero qualificata e, dato che non mi sentivo all'altezza comunque di fare questa gara, ho chiesto a Giancarlo di seguirmi. Ho fatto una programmazione le ultime 2 settimane perché mi sono svegliata come al solito tardi, e quindi ho seguito Giancarlo queste 2 settimane e mi ha cambiato in soltanto 2 settimane totalmente quello che stavo facendo. Quindi quando poi sono andata alle Fall Series e mi sono qualificata alla fine della gara sesta, ho desiderato continuare a seguire lui e mi ha fatto entrare in programmazione, e tuttora io seguo la sua programmazione. Noi, specialmente donne, non siamo performanti tutti i giorni del mese allo stesso modo, quindi questa cosa già ho dovuto accettarla. Siccome mi rendo conto quando sono performante e quando no, fa comunque parte dell'allenamento. Quindi sì, ci sono dei giorni che magari non ho voglia, dico: se oggi mi alleno e non sono performante, poi magari mi demoralizzo, però lo devo fare lo stesso perché lo voglio fare. Cioè, io lo voglio fare, voglio arrivare comunque in alto. Per farlo devo anche accettare che ci saranno dei giorni dove io non sarò performante, quindi lo faccio ad ogni costo. Io ho fatto nuoto, l'ho fatto per tanti anni, però è arrivato un momento della mia vita in cui buttarmi in una vasca e fare tutti i giorni questa cosa non essere mai diversa, cioè era alienante, tutti i giorni la stessa cosa, in me non ha più scaturito nessun tipo di emozione. Cioè, io ho bisogno di emozionarmi anche quando mi alleno, quindi io ho fatto questa cosa, ho deciso di cambiare. In realtà mi sono allontanata per un periodo dallo sport in generale, facevo palestra per tenermi in forma, e poi appunto ho trovato questo sport che, anche se fondamentalmente è sempre la stessa cosa, gli allenamenti sono sempre diversi e comunque ho uno scopo, un obiettivo che banalmente è difficile raggiungere, quindi sono sempre stimolata a dare sempre di più. Io mi sveglio la mattina alle 6:15, mi alleno alle 7 e faccio la prima sessione, torno a casa entro le 9, alle 9 inizio a lavorare e lavoro fino alla sera alle 6:30. Stacco il lavoro e vengo ad allenarmi alle 7 fino circa alle 9:15. Questo perché poi mi alleno con un gruppo di miei amici, quindi le cose si protraggono un po' più lunga, cioè per più tempo. E finisco alle 9:30, vado a casa, ceno, fine della mia giornata.
ovviamente non è tutti i giorni così, perché magari giovedì mezza giornata faccio la sera soltanto weightlifting, la domenica è rest, però più o meno sì. Io non smetterei mai di fare snatch. Snatch è mia passione, snatch, overhead, o comunque anche per assurdo è endurance, quindi il rower piuttosto che l'assault bike, che sembra, però a me l'assault bike sembra assurdo ma rilassa. Ma perché all'inizio la odiavo con tutta me stessa, mi sembrava il triciclo di So. Invece poi ho iniziato ad allenarmi proprio su quella e per assurdo mi piace un sacco. Muoio lo stesso sulla soul bike, cioè. E mentre invece quello che odio, e lo sanno anche i muri, è assolutamente il thruster. È il mio, è proprio un blocco mentale, cioè io quando vedo che c'è il thruster prenderei, uscirei e non mi allenerei più. Ci sono stati dei momenti in cui mi allenavo e in programmazione scrivevo a Giancarlo che mi ero seduta mentre facevo l'allenamento perché c'era nel thruster e mollavo a metà e me ne andavo. Perché ho proprio questo blocco mentale verso il thruster o comunque esercizi di ginnastica, quindi quello che riguarda la sbarra. Sono la mia weakness perché io e la sbarra non andiamo d'accordo. Cioè, come mi sento parte del bilanciere, sento un'affinità col bilanciere indescrivibile, per assurdo, al contrario, l'opposto esatto è con la sbarra. E, oddio, il crossfit fa male. Tutti gli sport fanno male se non vengono approcciati in modo giusto. Come il calciatore ha bisogno del fisioterapista, l'osteopata, anche il crossfit ha bisogno dell'osteopata e del fisioterapista. Quindi nel caso in cui uno non venga seguito dal fisioterapista e dall'osteopata, ovvio che può portare dei problemi, ma cioè, io sono seguita in tutto e per tutto da chi mi segue nei movimenti, quindi mi dice se sto sbagliando, io non mi sono mai fatta male. Cioè. Però sì, ci sono magari degli esercizi in cui stai gareggiando, per esempio mi sono fatta male nel gomito l'altro giorno, ma niente di grave. Cioè, comunque poi ti fai trattare e la cosa passa. Sul discorso di diventare grossa, no, cioè, dipende sempre uno come, anche lì, come si approccia allo sport. Io mi alleno tutti i giorni, mangio, sono seguita anche nell'alimentazione. Muscolarmente io acquisto molto velocemente, sì, cioè sono molto muscolosa. Purtroppo viviamo in un'era, in una società in cui la donna muscolosa viene vista un po' come un uomo. Anche se le cose stanno un pochino cambiando, mi sembra che adesso va di moda fare la bikini piuttosto che la crossfitter. Però io sto bene con me, cioè l'importante è sentirsi bene con se stessi. Io sto bene con me stessa. Se guardo come ero prima, insomma, mi fa un'ottima impressione, preferisco essere come sono adesso. Saluto il mio coach Giancarlo, che è veramente, come si può dire, non un bastone, è la manna dal cielo, perché quell'uomo lo devo far santo. Quindi ringrazio anche CrossFit Bulwark, che mi dà la possibilità di allenarmi tutti i giorni, all'ora che voglio io. Cioè, loro per me sono una grande famiglia, mi hanno accolta come se fossi una di loro anche se non mi conoscevano. E ringrazio Chiara, che è la moglie di Giancarlo. Ringrazio il mio gruppo di amici crossfitter con cui mi alleno, quindi Tiziano, Roby, Giancarlo, tutti gli altri. E Giancarlo, vabbè, non perde. Ringrazio il mio fidanzato Federico, che anche lui per me è un grande sostegno, anche se non glielo dimostro. Sara e tutti i miei amici che mi appoggiano in questa cosa, che non è semplice perché in tanti non capiscono il sacrificio che ci vuole, quindi non sempre siamo appoggiati, ma non sono da sola, quindi ringrazio tutte queste persone.